One Piece è sempre stato un manga che nelle intenzioni del suo autore Eiichiro Oda sarebbe dovuto durare 5 anni, anche meno. Questo di 5 anni è un numero piuttosto ricorrente tra le altre cose. Deve esserci un qualche intrinseco segnale cosmico che fa scaturire magari nella mente dell'Eiichiro Sensei tale numerologia, dato che, fateci caso, esce sempre fuori. Tuttavia, in un'intervista di qualche anno fa, Eiichiro Sensei raccontava che One Piece sarebbe stato il suo primo e ultimo fumetto lungo. Un fumetto all'interno del quale, nel corso degli anni, ha sistematicamente riversato tutti i manga che avrebbe voluto fare nel corso della sua carriera. Un fumetto di pirati, un fumetto coi dinosauri, un fumetto coi viaggi nel tempo, un fumetto con gli UFO e gli alieni, un fumetto con armi di distruzione di massa, un fumetto con i robottoni e via discorrendo. E nel leggere questi ultimi due capitoli di One Piece non ho potuto fare altro che ricordarmi questa cosa. One Piece è sempre stato un fumetto che presentava al suo interno un coacervo di generi stipati, talvolta anche un pochino, diciamo così, alla rinfusa, in una narrazione che comunque fa della cultura dell'hype il suo punto di forza. Però ammetto che questi ultimi due capitoli di One Piece sono stati proprio una ventata di aria fresca, sono stati proprio una boccata di ossigeno. Ossigeno che ha inebriato il mio cervello. Ossigeno che mi ha proprio dato un senso di euforia totale tombale, e non per quello che pensate voi. E quindi la domanda è sempre la stessa: siamo pronti a questo nuovo viaggio? Salve a tutti e ben ritrovati su One Piece Report, la vostra rubrica di approfondimento settimanale preferita su One Piece, che ogni settimana cerca di fare cose belle, ma non sempre ci riesce. Quello che forse è mancato a tutti noi in questi ultimi anni all'interno di One Piece è lo spirito di aggregazione della ciurma di Luffy. Pensaci! L'interazione tra tutti, le battute, la spensieratezza e tutto ciò che rende Luffy, i suoi nakama davvero compagni, è ciò che forse letteralmente davvero mancava all'interno di questo manga. Sono sempre stato piuttosto convinto che uno degli elementi caratterizzanti del successo del fumetto di Eiichiro Oda fosse proprio l'alchimia venutasi a creare tra i membri, diciamo così, fondatori dei Mugiwara. Le stupidaggini di Luffy, il disorientamento stradale di Zoro, la risolutezza di Nami, le bugie di Usopp, il cascamortismo di Sanji e via discorrendo. E da quando è finita ufficialmente la saga di Wano abbiamo avuto per la prima volta davvero dai tempi forse dell'Isola degli Uomini Pesce e di Punk Hazard quei pochi capitoli che ci hanno fatto ricordare cosa faceva di One Piece One Piece. E in poche semplici tavole, secondo me davvero è ritornata la magia del One Piece che era un tempo. Luffy bullizzato da Nami, i battibecchi tra Zoro e Sanji, Usopp uomo comune, Chopper mascotte pronta a vendere nuovi pupazzetti. Non so voi, però secondo me ci mancavano tantissimo, ci mancavano davvero davvero tantissimo. E poi c'è quella scena meravigliosa, perché è davvero meravigliosa, riguardante il sogno di Luffy. Ora, io per parlare di questa cosa dovrei per forza aprire l'angolo delle illazioni. Perché quello che sto per raccontarvi è più che un'illazione, fantascienza del dottor Vegapunk. E a proposito, Vegapunk donna. Ma veramente. Ora, dopo tutti questi anni nei quali abbiamo fantasticato dal 2008 chi potesse essere Vegapunk, facendo vederci anche magari certe silhouette, pensando al fatto che ci hanno sempre detto che Vegapunk fosse un vecchietto o quantomeno un uomo, io mi immagino Oda con i suoi editor che cominciano a fare la riunione e dire: oh, ma comunque dobbiamo fare in modo che la gente, quando legge è arrivato Vegapunk, rimanga almeno all'inizio basito F4. Qual è l'antitesi del vecchietto scienziato pazzo 500 anni avanti nel futuro? Una ragazzina giovane e bella. Qui potrei fare battute su Berlusconi, ma non le farò. E comunque, proprio perché ci hanno raccontato in tutte le salse che Vegapunk fosse un vecchietto e fosse un uomo,
Non so voi, ma tenendo conto di quello che abbiamo visto in questo capitolo 1061 di One Piece, mi piacerebbe se lui avesse magari raggiunto un livello scientifico o fantascientifico che gli consentisse di creare replicanti che lui utilizza in qualità di avatar, in sostanza, per capirci meglio. La ragazza che si professa essere Vegapunk alla fine del capitolo 1061 non è davvero Vegapunk, che magari è lì nel suo laboratorio intento a lavorare a nuove diavolerie fantascientifiche, bensì magari un replicante che ne fa le veci. E questa cosa mi piacerebbe un sacco, perché ho scoperto che il modo di parlare della ragazza è quello giapponese, chiaramente, è quello sbiascicato di un vecchietto. Ora, io qui potrei fare davvero una marea di esempi nella storia della letteratura, nella storia fantascientifica, di tutti quelli che magari possono essere definiti come scienziati pazzi con automi. Ad esempio, il primo che mi viene proprio in mente è addirittura all'interno dell'Iliade. Non so se ve lo ricordate, ma Teti, la madre di Achille, va a chiedere ad Efesto di costruirgli l'armatura totale tombale in stile Cavaliere dello Zodiaco, e quello che salta subito agli occhi del lettore che legge quel canto dell'Iliade è che all'interno della fucina del dio ci siano dei veri e propri robot che lo aiutano nel suo lavoro e che servono addirittura a custodire tanto l'ambiente lavorativo quanto a proteggerlo nel caso di minacce esterne, che è esattamente quello che dovrebbero teoricamente fare gli automi del dottor Vegapunk, e che proprio viene detto anche in questo capitolo 1061. E poi, così, randomicamente, ma voi l'avete mai letto quel capolavoro che è Kingdom Come? Se non l'avete mai letto, chiaramente siete delle persone orribili, perché è una delle opere fondamentali della vita di un lettore di fumetti. Ad ogni modo, se non l'avete letto, oltre ad essere sempre delle persone orribili, in Kingdom Come Bruce Wayne, che è il più grande genio del mondo, ma ormai è un vecchietto sostenuto fisicamente da un esoscheletro, garantisce la pace di Gotham City grazie a una sorta di esercito di Batman robot che quando vuole lui può comandare o impersonare a piacimento anche da remoto. Ecco, uguale così. Siamo nell'isola del futuro. In 20 tavole Leichiro Sensei mi ha fatto vedere squali spielbergiani meccanici e robottoni alla Frankie con tanto di stella distintiva. E quindi magari per quale motivo Vegapunk non potrebbe utilizzare, arrivati a questo punto, un avatar da remoto? Poi, per carità, mi andrebbe anche bene se Vegapunk fosse davvero la ragazza che vediamo alla fine del capitolo 1061, però, sincerissimo, ammetto che la presentazione di colui che viene annoverato come il più grande scienziato di tutti i tempi, colui che ha 500 anni avanti nel futuro, non so voi, ma io me la sarei aspettata magari in una maniera differente, in una maniera un po' più roboante, in una maniera più robotoante, perché sono terribile, questa la tagliamo, o forse non la lasciamo. E poiché stiamo parlando di misteri, fatemi fare anche un salto indietro. Ora, quello che sto per dirvi non vuole deprimervi, Però sono sempre stato abbastanza convinto che, pur nella sua leggerezza, pur nel suo essere incastonato all'interno di un target dedicato per i ragazzi, e pur nella sua comunque immensa ingenuità, One Piece nel corso degli anni si sia trasformato, nonostante tutto, in un manga estremamente moderno che parla, comunque la si voglia vedere, della nostra contemporaneità. E allora, sì, per carità, nel capitolo 1060 abbiamo visto tante cose, ci siamo veramente affezionati ed emozionati per la faccenda del sogno di Ruffy, di cui parleremo tra poco. Siamo rimasti davvero con l'hype di fine capitolo perché è arrivata a Bonnie. Però quello che succede a metà di quel capitolo, con quell'esplosione gigantesca, con tutto quello che vediamo capitare a Sabo, con la decisione dei cinque astri di demenza, con Im-sama che letteralmente, probabilmente, distrugge un intero paese, non ha fatto altro che davvero farmi pensare a quello che sta succedendo in questi giorni. E davvero, basta aprire un giornale per leggere di nuovo di spauracchi nucleari di cui pensavamo di esserci lasciati alle spalle almeno una quarantina d'anni fa. E non è strano e non è un caso che proprio dal Giappone spesso e volentieri ritorni lo spettro di una distruzione di un paese fatto attraverso un'arma di distruzione di massa come può essere questa cosa che aleggia lì nel cielo. E magari tutti quanti noi ci siamo, da lettori, esaltati per la spettacolarità dell'esplosione, per quello che ha reso davvero devastante quella doppia splash page, un'isola che
in un solo colpo viene letteralmente cancellata dalle mappe del mondo per chissà quale ragione. Ne abbiamo parlato ampiamente nel corso del One Piece Deep. Però effettivamente, se ci fermiamo un momento a pensare, se ci fermiamo un momento a realizzare che, per quanto sia fiction, quello è un qualcosa che davvero potrebbe succedere da un momento all'altro, anche adesso, da qualche parte nel mondo, ti fa davvero venire i brividi alla schiena, perché ecco, noi esseri umani, e questo capitolo 1061 te lo fa davvero vedere, riusciamo alle volte davvero a superare i limiti di noi stessi e della nostra scienza, facendo delle nostre capacità umane vera e propria fantascienza. Ma dall'altro lato siamo degli imbecilli, siamo degli stupidi se facciamo in modo che queste stesse armi, che sono meravigliose alle volte, sono davvero dei capolavori della scienza, come lo sono i robot, come lo sono, ecco, gli squali robot, in realtà possano magari anche tramutarsi dall'altro lato in un qualcosa che in un nanosecondo distrugge centinaia, decine di migliaia di vite umane. Questa cosa la sento davvero mia, davvero non vi volevo né intristirvi nel corso di quello che teoricamente dovrebbe essere un momento di condivisione, di gioia, perché stiamo parlando di un fumetto. Però davvero, il fumetto alle volte, secondo me, serve e deve servire anche a questo, ovvero a parlare di noi, a parlare di quello che succede nel mondo e a farci riflettere che anche la finzione, e questa è una cosa che abbiamo detto spesso, è davvero alle volte lo specchio distorto di quella che è la nostra realtà, di quella che è la nostra quotidianità. Però ritorniamo a Rufy, ritorniamo al sogno di Rufy. Rufy vuole fare forse tutto quello che vuole? Anche qui vado a braccio in questo momento, non mi sono scritto niente. La realtà è che io non lo so, io non ho una risposta. Però quello che finora mi ha raccontato il manga è la storia di un ragazzo che vuole avere una ciurma migliore del suo mentore Shanks, che vuole provare a diventare re dei pirati, che non vuole essere definito un eroe perché un eroe per definizione dovrebbe dividere la carne, mentre lui no, la carne la vuole per se stesso. Un uomo che, come dice anche nel capitolo 1061, quando si trasforma, ecco, al suo massimo, può fare tutto quello che vuole perché è libero. Perché è libero. Un uomo che non vuole alcuna imposizione, non vuole alcuna restrizione, un uomo che vuole essere libero. E allora, se proietto questo modo di pensare nel Rufy bambino, quale può essere il sogno di Rufy? E di contro, quale poteva essere lo stesso identico sogno di Roger? E a me viene in mente davvero solo una cosa, che è quella che dicevo prima: fare davvero sempre tutto quello che vuole nella misura in cui lo vuole. Qualcuno potrebbe dire: ma lui fa già tutto quello che vuole. Ma nell'accezione di un bambino, fare tutto quello che si vuole significa poter davvero realizzare qualsiasi cosa senza che nessuno venga a romperti le scatole. Nel sistema del mondo di One Piece attuale, Rufy ha una marea di nemici, a partire dal potere precostituito, a partire dagli altri pirati che chiaramente li mettono i bastoni fra le ruote, a partire da coloro che hanno l'ambizione di diventare re dei pirati. Ma nel momento in cui Rufy diventerà re dei pirati, questa nomea davvero gli potrebbe dare quella libertà smisurata nel riuscire a realizzare totalmente tutto quello che ha sempre fatto e desiderato, senza vincoli di sorta. E questo forse potrebbe essere davvero la prosecuzione di quello che raccontava Rufy. Rufy a Wonokuni cosa voleva fare? Voleva fare in modo, il suo sogno era quello di fare in modo che tutti i suoi amici potessero mangiare a sazietà. E questo chiaramente, in un'ottica più elevata, finisce col raccontare la storia di una persona che vuole che tutti siano uguali. Ma è una cosa concreta però per Rufy: se tutti possono mangiare, stanno tutti a posto. E se lui e magari anche i suoi amici possono riuscire a fare tutto quello che vogliono, significa davvero che ormai non c'è più nulla che frena, in questo caso una inimicizia tra i popoli, uno status quo, in questo caso come quello di Musame, dei cinque astri di demenza, che ti vengono dietro perché tu fai il pirata, e nel fare il pirata in realtà manifesti tutta quella che è la tua grandiosità e la tua grande voglia di avventura. Questo potrebbe anche spiegare perché, per esempio, tutte quelle che sono
e che sono state le emozioni, le sensazioni, le reazioni dei suoi compagni. Se è un bambino piccolo, gli dici puoi fare tutto quello che vuole, lui è contentissimo, non vede l'ora, perché spesso e volentieri un bambino vuole andare di qua, di là, vuole giocare, vuole piangere, e i genitori dicono no, no, ma questa cosa non la puoi fare. Ma se sei libero di farlo, lo puoi fare. Allo stesso modo un vecchietto che ha visto per tanti anni come davvero strutturato il mondo si potrebbe divertire fino alle lacrime, perché lui sa che quello teoricamente è una cosa irrealizzabile. Non è un caso che coloro che sono giovani o giovani adulti lo guardino con sospetto, perché sono proprio nell'età nella quale, diciamo, l'impostazione dall'alto frena quelli che sono magari i tuoi impulsi di voler fare tutto quello che vuoi. E magari se pensiamo a quella che era stata la reazione di Oden, che davanti alla stessa frase da parte di Roger rimane basito F4, chi meglio di un uomo che per anni, per tutta la sua vita, ha avuto un'imposizione dall'alto del non poter fare quello che voleva, del non poter agire come voleva, del non poter lasciare il suo paese, non può rimanere, ecco, letteralmente sconquassato da una cosa talmente semplice: io voglio fare quello che voglio. Punto. E tu dici, ma porca cottana, io sono rimasto chiuso a Wano Kuni perché mio padre non mi faceva andare, perché dovevo fare lo Shogun, e questo invece vuole fare tutto quello che vuole, senza limiti di sorta. Ma io lo seguo subito. Oppure pensiamo allo stesso Yamato, che è stata privata della libertà e anche lei non ha mai potuto fare quello che vuole, e si mette a piangere nel momento in cui Ace le racconta che Rufy ha come sogno quello di poter fare tutto quello che vuole, tutto quello che immagina. Sarebbe forse troppo alto, non lo so, però questo è quello che penso io. E quindi, ecco, questo doveva essere un One Piece Report, si è tramutato in un repodcast, perché questa roba non l'avevo scritta manco per sbaglio. Quindi nel caso vi siate annoiati, mi dispiace, però queste cose le dovevo far uscire fuori, in qualche modo. Ma sono curioso, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, lasciandovi il sempiterno commentino qui sotto su YouTube, sulla mia pagina Instagram, Sommobuta, e noi ci vediamo al prossimo video su One Piece, quindi statemi bene, se mi siete annoiati, perdonate. Lo dico anche stavolta giusto per sport, ho attivato gli abbonamenti qui su YouTube nel caso vogliate sostenere simpaticamente questo canale con un caffettino e quindi vedere anche questi contenuti in anteprima, perché chi lo fa se li può gustare sempre. Pensaci.